L'ultimo attacco è avvenuto qualche ora fa. Ha ucciso almeno 38 persone, 150 i feriti. Siamo ad Aleppo, città siriana spaccata in due. Una parte controllata dall'esercito di Assad, l'altra da vari gruppi armati, in primis al-Nusra. I razzi sono caduti in tre quartieri delle forze governative. Tra le vittime ci sarebbero anche 14 bambini. Un clima da terrore che rischia di essere ulteriormente esasperato dopo l'annuncio del ministro della difesa francese. Nelle prossime settimane bombarderemo l'ISIS in Siria, ha detto Jean-Yves Le Drian. L'arcivescovo caldeo di Aleppo la ritiene una scelta inutile e invoca una soluzione politica. E deve venire dall'interno, non devono attaccare da fuori. Non vogliamo la violenza, vogliamo rimanere in nostro paese e continuare a vivere. Questa è la regione, non facciamo la scelta di un regime, di una persona, facciamo la regione della vita. Monsignor Odo delinea uno scenario quotidiano durissimo, oltre alla mancanza di sicurezza c'è di più. Alla chiesa dove io vivo abbiamo un pozzo di acqua per poter vivere e dare ai nostri vicini. Mi si deve immaginare la gente nel quartiere popolare senza acqua, senza elettricità, giovani, bambini con bottiglie vuote per andare a cercare mattina e sera l'acqua. Questa situazione di guerra fa che non c'è lavoro, non si può più pagare il cibo, vestiti, una povertà generale. I ricchi sono partiti via, la classe media è divenuta povera, i poveri miseri. I giovani scappano perché hanno paura della leva militare. Penso non soltanto cristiani, anche tutti gli altri musulmani, perché una questione di vita o di morte, e non si sa quando si termina questa guerra. A Damasco e ad Aleppo il livello di malnutrizione è altissimo, i neonati sono sottopeso. Come Alma, che, spiega questa dottoressa, dopo il parto non superava 1,5 kg. Mia figlia è stata salvata dai medici, racconta sua madre. Si sono presi cura di lei e adesso, per fortuna, non vomita più.